Buongiorno, buongiorno da Matteo Barberi, da For Meeting. Oggi in questo video per i clienti vorrei portarvi a vedere come utilizzare il vostro Zoom correttamente e poter trasformare Zoom in streaming collegandolo direttamente in virtual meeting sui nostri server, adempiendo perfettamente le norme Agenas e permettendo alcuni dettagli che andiamo a vedere insieme. Per quello, prima di tutto, come sempre, ringraziamo i nostri clienti. E partiamo subito con questa lezione interessante per tutti voi. L'aereo è partito, per cui andiamo direttamente, entriamo e vediamo come fare questa attività di gestione di Zoom. Andiamo subito in Zoom, per cui andiamo nel vostro profilo di Zoom. Profilo Zoom, voi organizzate con il solo contratto pro di Zoom, per quello che si chiama riunioni, andate a creare la vostra riunione. Una volta creata la vostra riunione, rientrate in riunione e vedete l'elenco delle riunioni, ok? Come vedete, cliccando per esempio sulla riunione prova, io vado a cliccare qua, vedete, vado a cliccare, entro nel dettaglio della riunione. Scendendo pian piano nella schermata di Zoom, vedete streaming dal vivo, streaming dal vivo. Io streaming dal vivo significa che cliccando su streaming video mi dà alcune informazioni. Come vedete, a un certo punto in basso dice configura servizio streaming personalizzato. Ottimo. Andiamo a cliccare su streaming personalizzato, andiamo a inserire quei dati che Virtual Meeting vi dà per ogni singolo corso. Per quello, URL dello streaming, vado su For Meeting, per, come vedete, chi attiva il servizio streaming, ok, può esattamente andare a cliccare sul, questo è il bello della diretta, andiamo a inserire live streaming, per cui andiamo a cliccare per esempio questa immagine per chi attivo il servizio. Vi ricordo che tutti i clienti che hanno attivo il server streaming hanno l'RMTP, che è il server, io lo vado a copiare, copio questo, Ctrl-C, entro in Zoom, vado a cliccare esattamente qua, per quello ho il mio server streaming, chiave dello streaming, per quello entro sempre in For Meeting, che di fatto è questa, che è il codice diretto della stanza, Ctrl-C, vado a fare chiave dello streaming, URL della pagina streaming, qual è? E qui è importante un po' di osservazione, perché entrando non è nient'altro che quello che trovate qua. Oppure inviare agli utenti esterni il seguente link. Prendete questo link, lo copio, ok, lo vado a mettere esattamente qua. Punto. Non cliccate nulla, personalizzato, configura data streaming durante la riunione, no, e faccio salva, salva. Ok, il vostro streaming è stato configurato. Cosa significa sostanzialmente? Che nel momento in cui io avvio la riunione, avvio questa riunione, ovviamente vi chiedo di fare sempre una prova prima di fare qualunque cosa in diretta, avvia questa riunione, avviando la riunione a un certo punto, io adesso entro anch'io in Zoom, ok? Come voi vedrete, a un certo punto in Zoom c'è altro, sto impartendo, in diretta servizio streaming dal vivo. Cliccando qua si va in diretta nel player video di all'interno di Virtual Meeting. Per cui ho trasformato Zoom in streaming, tutto quello che avviene su Zoom viene inviato nel player video, dove gli utenti sono loggati, i login entrano nel player video. Se avete visto altri video, c'è anche la possibilità di mettere il player video in home page. Ok, ricordatelo questo concetto, perché ho la possibilità di andare, come ben bene voi vi ricordate, se usciamo dalla,
dalla nostro player, chiunque può andare e inserire sempre dall'area di backend. Avete questa funzione che si chiama invia home person, basta compilare questo script, metterlo in home page del singolo corso, per cui lo posso entrare sempre nel singolo corso, mettere quel piccolo script qua, ok? E io metto il player video in home page, login, eccetera. Per quello cosa ho fatto come operazione in questo momento? Utilizzando sostanzialmente, andiamo a ritornare in questo modo, cosa abbiamo visto allora in questi 5 minuti? Io ho Zoom, ho una faculty di 20-25 relatori, voglio che i relatori vengano effettuati, non faccio nient'altro che fare un streaming con loro, tutto verrà inviato agli utenti, gli utenti hanno una chat di comunicazione al loro interno, da oggi possono comunicare anche tra di loro, ma lo vedremo in un prossimo video, possono tranquillamente fare il loro streaming, 20, 25, 30, quelli che volete voi, l'utente si è loggato, perché l'ho perfettamente tracciato da Virtual Meet e non da Zoom, ok? E in questo caso conforme perfettamente ad Agenas, e io faccio il mio evento. Posso avere una faculty di anche 100, dipende dal piano di Zoom, però per esempio arriva fino a 100, ho 100 di faculty, più 500 online, punto. Utilizzando Zoom, trasformiamo in Zoom anche in streaming, che è il modo migliore per avere meno problemi su qualunque cosa. Con la piattaforma trasmette la faculty, noi trasmettiamo agli utenti. L'utente non percepisce nulla di quest'area ed è perfettamente veloce e ben gestito. Possiamo personalizzare la pagina di entrata, perché lo personalizzo la home, ho già una piccola personalizzazione fatta. Grazie a tutti voi, fatelo subito e fate sapere come sta andando. Grazie da Matteo Barberi. Cartelletta rossa del peso su.